mi interessano le beghe, ovviamente la parte mi interessa di farci giocare, perché Cosenza si sta giocando un campionato e quindi il fatto che riguarda se si fa gruppo, si deve e spogliatoi anche in squadra, come penso che c'è, si può raggiungere questo obiettivo importante. La domanda è questa: dopo la vittoria su Roma Castelli, arriva il Lecce, si riprese il 4-0 di Anna Milano. Se hai visto la partita, che Lecce hai visto, che squadra ti aspetta e che sfida ti aspetta in Sardegna? Il Lecce si sa che squadra è, una squadra forte, ha un'organica importante, molti giocatori hanno giocato sempre in B, è una squadra quadrata, compatta, magari non ha il gioco che c'ha il Foggia o che c'ha il Matera, però ha giocatori forti ed è concreta, e quindi sta messa bene in campo, ti dà pochi spazi e quindi ci vorrà un Cosenza forte, compatto, agguerrito. Il miglior Cosenza ci vorrà, perché comunque quando affronti una squadra così forte c'è bisogno di qualcosa in più, e quindi noi stiamo lavorando per questo. Sappiamo che è una partita fondamentale per continuare a sognare, e quindi il mister ci sta preparando alla grande per affrontare questa partita al 100%. Beh, se qualcuno aveva dubbi, probabilmente si è iniziato anche a parlare sulla tua integrazione nel gruppo, dopo il tuo gol non c'è stato un giocatore che non ti ha sommesso di abbracci, a prescindere dalla polemica. È bello poi sentirsi parte integrante del gruppo, anche se arrivati in un secondo momento. Ma io quando sono arrivato qua l'ho detto subito nella mia prima conferenza stampa. Cioè, i ragazzi mi hanno accolto alla grande, mi hanno fatto sentire subito importante, che era da 9 mesi che stavo lontano da un gruppo, e quindi mi serviva trovare gente per bene, gente seria. I ragazzi hanno sempre fatto, certo, mi sono stati vicino, perché comunque stare fermo tanto tempo e venire da un'operazione e non giocare è tosta, però grazie a loro comunque sono parecchi ragazzi che mi conoscono e sanno quello che posso dare. E quindi l'abbraccio loro per me è stato positivo, perché sono stati sempre vicini a me e l'hanno dimostrato anche nel campo sabato scorso contro Roma Castelli. Quindi ho avuto un po', non di sfiga, perché alla sfiga io ci credo poco, magari è girata un po' storta, perché qualche partita magari la potevo buttare dentro, vedi Messina, vedi Catanzaro, il rigore con la Paganese ne parliamo, e quindi mi è girata un po' storta. Magari forse il calcio poi... Io ritengo che il calcio è giusto, nel senso che poi tutto ti torna. Magari al 94esimo da 25-30 metri, non lo so, se facevi rigore magari non segnavo, non lo so, quindi magari ti ripaga in un modo o nell'altro. Quindi, vabbè, a parte quello, ormai è passato, quindi, come dire, pensiamo a questa partita che è importante, che ci possiamo togliere veramente delle grandi soddisfazioni. Tu hai giocato a Foggia. Il Foggia è un organico Foggia è una squadra forte, ha tanti giocatori forti, tanti giocatori che magari, tante prime donne, quando c'hai in un organico tante prime donne, se non le gestisci per bene può succedere di tutto, e quindi non è una squadra in difficoltà, perché comunque fa sempre il suo gioco, comunque crea sempre tanto e mette sotto chiunque. Il problema è che comunque piglia gol. Dipende forse dagli equilibri, non lo so, magari un tecnico rispetto a un giocatore ne sa di più. Io quello che vedo è che anche se crea tanto e segna tanto, ma ne prende anche tanti. E quindi già un ambiente che pretende molto, un ambiente che comunque ha delle pretese altissime. Quindi quando sbagli la prima, la seconda, poi ti beccano e là il giocatore poi... Se i giocatori che vanno in tilt, i giocatori che magari riescono a mantenere la calma, abituati alla pressione, alle cose. E quindi secondo me è quello il problema in questo momento. Vinci e pigli un po' di ossigeno, magari poi pareggi e ti beccano, e quindi è una situazione, non hanno secondo me l'equilibrio giusto che dovrebbero avere in questo momento. Però la piazza è quella che è, quindi... Vogliamo creare altre polemiche, nel senso con le persone. No, io allora ho visto 2 anni a Foggia.
Io ho vissuto 2 anni a Foggia, vi spiego subito come la penso io, ho vissuto 2 anni a Foggia, una città forse se non mi sbaglio un po' più grande di questa, con tanti abitanti rispetto a qua penso, e quindi c'è più affluenza di gente, nel senso, poi loro hanno fatto la Serie A, hanno fatto la Serie B per tanti anni, è una tifoseria che pretende molto alla squadra e ama proprio il Foggia, lo vive tutti i giorni, se tu vai a vedere un allenamento vengono 200-300 persone là ogni giorno, perché non vanno neanche a lavorare a volte per andare a vedere il Foggia. Io qua sto da 2 mesi e quindi non so realmente nei momenti belli o nei momenti brutti come l'hanno vissuta. Però il Cosenza ha fatto pure calcio importante. Io ero ragazzino e Cosenza faceva la B, ha giocato pure un cugino mio qua, non so se penso che lo conoscete, Giacomo Tedesco. Quindi siamo figli di sorelle, quindi io seguivo il Cosenza perché mio cugino giocava a Cosenza. Meno male. E quindi E quindi io il Cosenza lo seguivo in B e vedevo tanta gente. Infatti quando sono arrivato qua, la prima cosa che ho detto ai vari ragazzi, a Kevin, a qualche altro, ho detto come mai tutte le partite non vengono 10.000, 8.000 come era prima, avendo una classifica così importante. Però sai, adesso ci stanno sui computer, su internet, Sport Tube, la Serie A, allora quindi la gente magari preferisce un po' stare a casa, un po' venire allo stadio. Sono cambiati un po' i tempi, quindi è così, il mio pensiero è questo secondo me. Giovanni, ti abbiamo visto a Cosenza giocare sia da seconda punta che da esterno. Obiettivamente le migliori partite che ti ho visto fare è stata proprio l'insieme che Catanzaro da esterno alto. Tu preferisci giocare più da seconda punta o da esterno? Già risposto la prima. Io se devo essere sincero, nella mia vita ho sempre giocato esterno, o a 4 o a 3. Ho fatto anche la seconda punta in certe situazioni con Padalino, quando ogni tanto cambiava modulo e faceva il 3-5-2 e facevo la seconda punta. E ho fatto anche bene. Però io amo giocare largo. È chiaro, venire qua e giocare seconda punta con una condizione pessima è una cosa. Venire qua già pronto e giocare la seconda punta, che sto bene, lo posso anche fare. Quello mi ha un po' penalizzato facendo la seconda punta tipo Caserta o qualche altra partita, perché la condizione non era ottimale e quindi non riuscivo a fare sia la fase difensiva che la fase offensiva, andavo un po' in difficoltà. Magari adesso riesco a fare quello e quello perché sto meglio. Questo secondo me è il mio pensiero. Io penso che le prime donne, se ci sono, io penso che se sono intelligenti è un vantaggio per la squadra. Questa squadra, da quando sono arrivato io qua, ho visto subito un grande gruppo, uno spirito unico, cioè proprio una squadra compatta, che ha voglia di lavorare, che ha voglia di sacrificarsi, e quindi secondo me questa è la forza di questa squadra. Poi non è che ha solo quello, c'è giocatori importanti. Cioè, voi li conoscete, una squadra non mantiene il terzo, il secondo posto, il quarto posto, il quinto posto, tutto il campionato. I valori ce li ha. Se poi ci metti in più un grosso spirito, uno staff che comunque ti prepara bene, io penso che può fare delle grandi cose. È vero, in qualche partita forse abbiamo perso qualche punticino, ma l'abbiamo recuperato fuori casa, perché non tutte le partite si vincono fuori casa, però nei giorni di ritorno la squadra fuori casa ha risposto bene, a parte forse Agrigento, non mi ricordo poi dove. Poi ha sempre fatto punti importanti. E tornando alla partita con la Lupa Castelli, nell'ultimo tempo sembra che non correvate tantissimo, non correva tantissimo la squadra. Magari si poteva pensare che in questa fase della stagione anche il primo caldo può aver inciso, la condizione magari un po' in discesa. In realtà poi nella ripresa avete corso anche di più, quindi non penso che sia un problema fisico, atletico da parte vostra. Credo forse, dimmi se questo è giusto, magari essendo di fronte all'ultima in classifica, con l'obbligo più di altre partite di dover portare a casa il risultato, un po' ha annebbiato le idee. Credo che con il Lecce forse l'approccio potrebbe essere diverso da questo punto di vista.
Ma guarda, prima ti rispondo a... per quanto riguarda Luca Castelli. Io di queste partite ne ho fatte tante. A volte mi sono trovato primo, secondo e giocare con l'ultima già spacciata. E a volte si sbaglia l'approccio. Non è una questione fisica, perché poi se la squadra al 94esimo ancora spinge e va, non è un problema fisico. Problema di approccio, problema di attenzione che in qualche partita succede. E quindi si deve migliorare quello, perché comunque partire bene ti dà qualcosa in più. Invece quando giochi queste partite con delle dirette concorrenti, nel senso quando è un big match, no? Sulla carta è un big match, quindi l'attenzione, la concentrazione la trovi facile, perché sai che è diverso, la prepari diversa, è normale. Questo poi è un mio pensiero, poi ognuno magari la pensava come vuole, però queste partite si preparano da sole, perché sono così importanti, hai così voglia di giocarle che difficilmente le sbagli poi, e decide sempre il campo. Io sono venuto qua per fare bene, per fare le cose che so fare. È chiaro che il mister sapeva che io non potevo dare subito quello che magari lui si aspettava, come tutti quanti. Quindi io sto fuori da 4 giornate, l'avrei voluto fare tutte quante, però decide sempre il mister. Se ha ritenuto opportuno mettermi... magari farmi entrare dopo, che magari mi ha visto un po' in difficoltà, o magari ero stanco, secondo il suo pensiero. Io ci tengo solo a dire che ogni volta che lui mi mette dentro voglio fare bene, voglio fare il massimo, perché mi hanno preso per questo. Adesso sto bene, il campo è sempre quello che decide le prestazioni, le giocate e il sacrificio, però è chiaro che io mi sento pronto veramente per dare tanto. E comunque devo ringraziare, perché mi hanno aspettato e mi hanno fatto sì che magari la mia condizione migliorasse. Gianni, domenica e sabato, calcio di rigore, filotira. Ma il mister ha detto più di una volta che il primo rigorista sono io, quindi se sono in campo anche il 95esimo lo tiro io, non è perché ho sbagliato adesso mi tiro indietro. L'ho sempre fatto, e quindi succede di sbagliare, succede a tutti quanti. Mi è dispiaciuto tantissimo, magari poi qualcuno dirà, beh, come hanno detto, magari qualcuno mi ha scritto pure in privato, mi ha detto sei andato a divertirti, sei andato a ballare, poi hanno preso delle foto, veniva vecchia, hanno commentato, ma io stavo a casa di sicuro, quello te posso garantire, e stavo male, ero dispiaciuto per me, perché ci tenevo a fare gol, perché quando fai gol ti aumenta l'autostima, e per la squadra, perché comunque questa squadra lotta dal ritiro, si prepara al ritiro fino a oggi, e quindi ero dispiaciuto per aver fatto perdere magari 2 punti alla squadra che aveva lottato dal primo minuto alla fine, quindi ero molto rammaricato, e ci terrei a sottolineare una cosa, nel senso il mio andar via dopo la partita subito nel fischio finale non era dovuto a una mancanza di rispetto alla gente, ma al mio rammarico, al mio essere nervoso e dispiaciuto. Sono andato direttamente giù, perché ero così rammaricato che non riuscivo più infatti dopo aver sbagliato il rigore mi era sceso come un velo davanti agli occhi, non vedevo più niente, infatti poi ho sbagliato tutto, e quindi ci tenevo ancora una volta a scusarmi con la gente, perché comunque qualcuno, la maggior parte non mi conoscono, e quindi non sanno quanto io ci possa tenere quando metto una maglia addosso, e quindi il mio tenerci a volte magari mi porta a fare degli errori che magari non dovrei fare alla mia età. E quindi mi riscuso ancora, però se magari mi conoscevano un po' prima non sarebbe successo tutto questo. E poi volevo chiedere un'altra cosa, permettetemi, anche se dovremmo parlare di calcio, però ci tengo per la gente e per noi, per stare bene tutti quanti assieme. Il mio gesto dopo il gol sabato non era riferito né alla gente della curva o né alla gente della tribuna che mi ha contestato, perché ci è stato sbagliato il rigore, la gente, ognuno paga il biglietto e poi fa quello che vuole. Era solo riferito a una settimana un po' pesante,
Perché io l'ho sofferta, ho sofferto la gente che magari mi scriveva in privato, mi ha detto un sacco di parolacce, poi io non ho accettato questa parola venduto o mercenario. Tutto mi possono dire, ma non quello. Io non l'ho mai fatto, perché se volevo essere un mercenario non venivo a Cosenza e andavo a guadagnarmi qualcosa in più in un'altra parte. Se sono venuto qua l'ho fatto perché questa è una piazza importante, una piazza che ti dà tanto, una tifoseria che quando ci stanno i match importanti è sempre presente. E quindi era solo un gesto mio liberatorio, ma mi sono sfogato, ma non era indirizzato alla tifoseria. E quindi ci tenevo a dire questo per far sì che la chiariamo una volta per tutte, perché io sono venuto qua per fare solo bene, per stare in pace con tutti. Quindi poi per il resto. Sì, speravo che il portiere sbagliava il rinvio, ti dico la verità, come è successo. Ma da quando è partita la palla già Fiordino mi aveva già sentito di fermarmela soltanto, perché il portiere stava rientrando. Io speravo di pigliare solo la porta, poiché la palla è andata all'incrocio, ancora meglio. Però io speravo di pigliare la porta perché il portiere non poteva mai arrivarci, perché stava rientrando ed era lontano dalla porta. E quindi meno male. Dai. Ha toccata perché io realmente, che io poi sono sincero, io la volevo mettere nell'altra parte della porta perché lui non ci sarebbe mai arrivato. Poi la palla, io ho dato troppo interno ed è andata all'incrocio. Sono stato fortunato perché è andata all'incrocio, altrimenti la parava. No, noi siamo, diciamo, se vogliamo, come ho detto poco fa, arrivare fino alla fine e magari tutti quanti sognare e dare qualcosa di importante a questa città, a questa società, dobbiamo vincere, indipendentemente di quello che fanno gli altri. Poi, è chiaro, se magari qualcuno, e me lo auguro, non vincesse, allora sai, vincendo aumenta il tuo vantaggio rispetto alle altre. Quindi, ma comunque vadano i risultati, noi siamo obbligati a vincere o comunque a fare una grande gara, e poi alla fine vinci, pareggi, l'altro la dico perché non la voglio dire, siamo obbligati per forza a giocarci alla grande fino alla fine. Grazie Giovanni, tra l'altro il suo gol è inserito su Sportube fra i più belli. Quindi votate.